Ciao ragazze, buonasera e buon mi strucco con voi. Mi strucco con voi perché? Perché in questi giorni non sono riuscita a registrare praticamente nulla di interessante, non avevo spunti, non avevo cose particolari e non avevo tempo soprattutto, perché teoricamente ho fatto un ordine su Passione Unghie, avrei potuto farvi vedere quei prodotti, ma non ho avuto veramente tempo. Stasera sono appena rientrata da una cena con amiche e ho detto: sai che c'è, mi strucco, e già che mi strucco ci facciamo du chiacchiere. Perché? Perché è iniziato Sanremo, oggi è giovedì, quindi è la terza sera di Sanremo. Io l'ho visto lunedì e martedì, stasera no, perché come vi ho detto ero fuori, ma raga, quest'anno Sanremo ci ha dato delle gioie. Intanto inizio a smontarmi, così mentre mi smonto parliamo. Ho tolto le mie mezze ciglia, queste sono le ciglia, quelle che vi faccio vedere sempre, che ne ho finite un'altra confezione. Aspettate che cerco di... vabbè, ora le ho attaccate così per farvele vedere. Comunque sono le mezze ciglia che mi metto sempre la mattina. Le appoggio un attimo qua perché sono nuove, le ho aperte oggi, quindi non le voglio buttare. E oggi mi ero truccata con la palettina della Chiara Ferragni, Paris, e vabbè, le sopracciglia solito NYX Professional Makeup Lift and Snatch, fondotinta di Maybelline in polvere, blush Essence e mascara Essence della linea di Emily in Paris e basta, eyeliner Maybelline. E detto ciò, dicevamo appunto che quest'anno sono molto contenta di Sanremo. Quest'anno mi sono piaciute quasi tutte le canzoni, cosa che non succede penso da 100 anni, forse non è mai successo. Ma tipo su 30 canzoni me ne piacciono 25, una roba così, tipo, assurda. Le uniche che non mi hanno fatto impazzire sono state Diodato, Neck e Renga. Quella di Neck e Renga non è brutta, però non è una canzone che dico non vedo l'ora di risentirla, di cantarla. Quindi Diodato, Neck e Renga, poi Joliet, scusate, non mi ricordo come si chiama, quel ragazzo napoletano che ha cantato, che ieri è arrivato primo, quel ragazzo lì, vabbè. Non mi fa impazzire neanche la sua, non che sia brutta, però non è una canzone che dico non vedo l'ora di sentirla in macchina. E poi cos'è che non mi ha entusiasmato più di tanto? Ce n'erano un altro paio, oddio, ora non mi viene in mente. Vabbè, comunque, la maggior... scusate raga, siete volati nel lavandino, aspettate che ora come vi sistemo. Ah. Allora, voi siete appiccicati, teoricamente è un aggeggio di gomma, madonna, ora siete più bassi, cazzarola. Siete attaccati a un coso di gomma che vi avevo fatto vedere, penso, anche tempo fa, che io ho comprato grazie a The Lady. L'ho appiccicato. Ora la fotocamera è di qua, perché l'ho appiccicato dal lato sbagliato. Vabbè, facciamo finta di niente. Cercherò di guardare di qua. E, dicevo, l'ho comprato grazie a The Lady, perché ho visto appunto che lo usava lei per fare i suoi video. E l'unica cosa è che il mio bagno è particolarmente umido, perché ho questa vetrata dietro che fa entrare un sacco di freddo. Quindi diciamo che la gommina che deve tenere il telefono un po' si rovina facilmente e appunto non tiene. Vabbè, a parte la caduta che avete fatto, dicevamo che Sanremo mi ha dato delle gran gioie. Io nel frattempo vi spingo ogni tanto, non fateci caso. Mi ha dato delle gran gioie perché mi stanno piacendo un botto di canzoni. Le mie preferite in assoluto delle prime due serate sono Annalisa, Rose Villain e Clara. Sono presa benissimo dalle loro tre canzoni, le sto già cantando. Oggi in pausa pranzo ero nello spogliatoio di dove lavoro, del negozio dove lavoro, e cantavo la canzone di Clara col cellulare e il karaoke. È entrata la mia collega per chiedermi un'informazione, ma guardato mi fa: no, eri troppo da video. E ho detto: fatti i cazzi tuoi, sto imparando la canzone di Clara. Quindi proprio presa benissimo, raga. Voi cosa mi dite invece? Ci sono dei preferiti? Chi vi sta piacendo di più? Io devo dire appunto che ci sono talmente tante belle canzoni che quest'anno faccio fatica, però le tre che ho già iniziato a cantare sono quelle. Mi è piaciuto da morire il trucco della prima serata di Angelina Mango, veramente veramente bello, fatto da Chantal Ciaffrini, e io Ciaffrini credo si chiami, mi sembra di sì. La seguo su Instagram e io non so perché, ma avevo una sensazione che potesse essere il suo, il make-up, ed era bellissima.
Non mi è dispiaciuto anche il make-up di Emma, nonostante fosse fatto da Mr. Daniel Makeup, che, come ho già detto più volte, non mi fa sta gran simpatia, però è un bravissimo make-up artist. E devo dire che Emma, col nuovo colore di capelli, anche mi piace molto di più. Ah, io comunque mi sono struccata, ma non vi dico una mazza. Vabbè, solito bifasico di Garnier. Poi sto usando una nuova acqua micellare di Leo Crema, che mi piace un botto, che è questa qua, camomilla e rosa. Ha un profumo buonissimo e io me la spantego dappertutto. E quindi dicevo, bello, bello anche il trucco di Emma, e con appunto i nuovi colori di capelli, il nuovo colore di capelli stava proprio bene. E meglio la prima sera che la seconda, però per il look mi è piaciuta di più la prima sera. Per quanto riguarda invece Annalisa, ho visto, se non erro, che l'ha truccata un make-up artist di Yves Saint Laurent, mi pare, quindi non so chi sia di preciso, però molto bello il look. Ancora perché deve farmi Madonna Immacolata sta luce, che fastidio. E poi chi è che c'era? C'era qualcuno, oddio, ora non mi ricordo chi è che ha truccato. C'è qualcuno che trucca Clio Makeup, cioè scusate, Rose Villain è truccata da Clio Makeup, e devo dire, ho visto il makeup della prima serata, carino, ma secondo me Rose Villain l'ho vista truccata meglio, spesso, quindi non mi ha fatto impazzire il tipo di look che le ha fatto Clio. E meno male che Rose Villain è una figa stratosferica e quindi non ha bisogno del trucco, praticamente, perché secondo me è bellissima. Però appunto i look che mi sono piaciuti di più, sì, sono stati Annalisa, Angelina Mango ed Emma, forse, per quanto riguarda le ragazze, le ho trovate veramente veramente belline. E niente, raga, voi fatemi sapere cosa ne pensate, perché sono curiosa. È una cosa di cui sto parlando abbastanza anche con le colleghe, con gli amici in sti giorni, perché vabbè, col fatto che c'è Sanremo se ne parla. Non ho ancora idea di chi vincerà, non lo so, perché sono talmente belle le canzoni quest'anno che è difficile. E mi hanno stupito anche i ricchi e poveri, raga, che io quando ho sentito che c'erano i ricchi e poveri ho pensato, balle, cioè, con tutto il rispetto per i ricchi e poveri, perché io li amavo da ragazzina, da bambina, le ho sempre cantate le loro canzoni, però dici, cazzarola, c'hanno quasi 80 anni, cioè, sono arrivati anche a un momento in cui, tra virgolette, potrebbero andare in pensione, no? E invece, raga, il pezzo è troppo carino, infatti lo metterò in macchina sicuro anche quello, perché merita, merita davvero. E vabbè, fantastica anche la Bertè, mi è piaciuta tantissimo, bella anche la canzone tra le altre cose. Ok, mi sono struccata tutta e ho consumato quei 47 kg di dischetti come al solito. Io ormai dischetti a bomba, e non mi dite compra quelli in tessuto, ce li ho, ma mi fan cagare, raga. Io li uso per un po' quelli in tessuto, poi mi stufano e torno ai miei dischetti normali, non ci posso fare niente. E basta, madonna, c'ho le brigole, fastidio quando le brigole ti vengono sotto il sopracciglio, una roba che mi fa andare in bestia, io poi mi gratto e mi viene un sopracciglio così. Detto ciò, mi metto il mio contorno occhi nuovo di Lancôme, spero che si veda, sì, che io non vedo una mazza senza occhiali, quindi vi faccio vedere i prodotti sperando che siano girati dal lato giusto. Sto mettendo questo adesso, perché quello di Estée Lauder l'ho finito, e ho preso questo qua nell'haul di Amsterdam e devo dire che mi sta piacendo un sacco, ha una bellissima texture, mi piace veramente un botto, speriamo anche che mi pialli le rughe. E basta, quindi direi che le mie chiacchiere principali in questi giorni sono Sanremo. Ah, vabbè, altra chiacchiera principale, Mare Fuori. Mare Fuori, quarta stagione, bellissima, abbiamo guardato le 6 puntate in 2 giorni. Ora non vedo l'ora che sia il 14 per vedere le altre 6 puntate. Tanto io mi metto la crema, anche questa di Lancôme, presa sempre con il kit che avevo comprato in aeroporto. E antirughe, come se non ci fosse un domani. E quindi vi dicevo, mi è piaciuta tantissimissimo anche Mare Fuori. Non vorrei spoilerare, quindi non faccio commenti specifici, ma l'unica cosa che dico è che spero che Carmela scopra tutto e faccia una strage. Io sono team Carmela, raga. Carmela tutta la vita. Cioè, proprio mi piace, mi piace, mi piace. E assolutamente, Edoardo,
dovrebbe scegliere lei, non quella Belindi Teresa. E basta, la smetto di blaterare. Nel frattempo mi sono praticamente piallata tutta la faccia con le creme antirughe. A questo punto direi che la smetto, ti mando a nanna, me ne vado a nanna, o meglio, me ne vado a letto e vedo cosa fare della mia vita, se guardare Netflix, se leggere, vedo un attimo. E spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto passare questi 10 minuti, spero 10 minuti, in relax e chiacchiere. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate voi delle canzoni e di Mare Fuori. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!